lato, se ogni tanto mi fai un po' di voce con noi, con la Garage School, per le nostre passioni. A proposito di passioni, non ti faccio scappare, perché c'è un altro amico, perché qua si parla di amici. Te lo presento, vieni qua Egidio. Egidio Borri, ragazzi. Ciao, ciao Egidio, vieni qua, vieni qua. Allora, vieni nel centro. Allora, Egidio Borri, gli nostri amici lo conoscono, anche lui è un artista. È uno degli uomini di punta di Bella. Ecco, già lì andiamo male, ecco, per me. Te... Però rimettiamoci il cappello. Si potrebbe lavorare, si potrebbe lavorare, anche perché io ho dei contatti a Istanbul, dove sono associato ad un'azienda che si chiama Regené, che fa opere d'arte. Guarda, ci andrò anch'io, Anche io ho abbassato la fronte. Ho capito. Allora, io dicevo, perché è uno di noi? Perché Egidio, è vero, è un artista del capello, del make-up, dello style, sta curando anche la nostra Deb, mi ha rifatto un po' il look a me e ce n'è voluto, perché insomma non è che sono... Però è uno dei nostri, perché è comunque un appassionato di motori, nel cuore, moto, auto, poi magari in privato facciamo una chiacchieratina, ti giuro, ti mando delle clip... Anche a Tetti, l'ultimo speciale, quindi Motorbike Expo è il tuo. Sì, ma io vengo qui da tanti anni e trovo sempre un'emozione nuova, perché vedo l'evoluzione. Mi ha fatto molto impressione anche moto, dove viene usato anche il legno. Vero? Sì. Ma che roba bella ho visto. Tra l'altro, la moto che è stata premiata ieri con l'MBA Award è una moto che è stata realizzata da Matteo Fustinoni e dagli amici di Hazard, che è stata realizzata utilizzando del legno con cui vengono costruite le barche, fondendo due marchi come Lamborghini e Riva, quindi motori, e hanno fatto merda. Andatelo a vedere, Stent Hazard, qui è padiglione numero uno, Matteo Fustinoni, una garanzia, primo premio MBA Award come Best of Show, quindi allora, andatela a vedere. Allora ho avuto occhio, vero? Assolutamente. Siccome è un esperto, ti assicuro, un collezionista, insomma, cosa ne pensi della Godzilla? Rezilla, Godzilla. Godzilla, già lei è la Rezilla. Scusate, parlo subito di lei, ma voglio dirvi una cosa. Io nasco come collezionista di moto, appassionato tantissimi anni fa, dove la moto doveva essere assolutamente perfetta e originale. E io mi sono adattato. Poi ogni tanto ho comprato qualche moto che aveva un gusto particolare, ma non era così magica. E allora ho cercato sempre di spendere per rimetterla in ordine. Però con più passi al tempo vedo delle cose fatte da una persona che ci mette molto cuore, molta passione, molte notti, certo, molti materiali. E anche molto denaro. Sto iniziando a capire che questi sono gli oggetti veramente da collezione, no? Bravo. La serie dove 2000 pezzi. L'evoluzione va anche verso moto che non sono solo oggetti d'arte, che non sono solo statici, ma sono dinamici. Cioè, quindi moto belle da vedere, ma anche da guidare. Allora, nasce già bella e ufficiale della casa, poi ci metti del tuo, ci metto del mio, e dunque ognuno esprime la sua arte con il gusto proprio. Noi siamo qui ad ammirare e devo dire chapeau, perché ho trovato delle cose di altissimo livello e un gusto incredibile. Dunque, ora la Rezilla, mi onoro su questa moto, perché veramente è stato fatto un lavoro con il cuore, ecco, si vede, non è improvvisata. No, questo è il classico esempio proprio di stravolgimento rispetto al modello originale. Beh, infatti sta vincendo ovunque, perché insomma, perché è particolare, merita. Comunque ha una linearità, ha comunque un... Facciamola vedere. Un sapore. Bravo, ecco. Aspetta. Esatto, e quindi... Ciao carattere. Aspetta, passo qua. No, vieni Egidio, così parli meglio. C'ha un carattere, ha detto Egidio, effettivamente. Sì, voglio precisare per le persone che guardano e non hanno partecipato a questo bellissimo evento, che ogni oggetto ha un carattere che rispecchia il carattere di chi l'ha fatto. Dunque, da quello che vedi percepisci anche chi possono essere i tuoi amici, no? Vedo un qualcosa di speciale anche in questo stand qua, vedi che roba bella. Mi sono fermato e ho sentito che il mio cuore faceva un battito particolare, ho detto, ecco, qui c'era un momento della mia vita. Poi passa 10 anni, altri momenti, passano altri 10, altri momenti, e dunque è sempre bene venire, perché ritrovi quel qualcosa che ti emoziona. Dunque, perfetto, non accantonare mai
quel sogno particolare, perché ne puoi trovare uno che non hai sognato, ma che ti fa battere il cuore più di quanto avresti voluto. Desiderato. Io non dico nulla, perché Gidio quando parla, parli come, cioè, mi entra nella mente, quello che dice lo penso, quindi... Grande comunicatore. Ragazzi, ma poi vedrai su Google, io sono in mezzo a due amici, perché sono due amici, quindi ragazzi, puro rock and roll! Yeah! Yeah! Motorbike Expo 2023, Verona! Amici di Garage Cult TV! Questa la usiamo! You can see me!